Harry? Sì, ciao fanciulloni. Sappi che non ti vedo. Adesso ci mette un po' il mio entrare, lo sai. Ah, ti vedrò apparire qui come un fantasma. Oh, che paura, sei apparso come un fantasma. Sì. Non Allora, sono io, guardiamo tu questo sei quello schermo. lì. Tu sei quello lì. Guarda, vedi che c'è scritto Tanglewood Drive? Qui ci Sì. sono delle frecce, vedi? Sì. Vedi? Vedi. Ok. E questo qui è la sanità della squadra. Io sono più sano, vedi? Siamo uguali. Ma insomma, Beh, insomma, siamo un vabbè. po' in Questa è sbozzo. l'attività degli spiriti e Lo questi zombie. sono i sensori sonori che in questo momento non abbiamo. Quindi, Madonna, che brutto che sei, mi hai fatto una Ma tu paura. hai la luce? No, ho la luce io. Ma Allora, no, ma la luce sulla spalla, sai? sì, anche te. Pronto? Come si Allora, accende? non abbiamo nulla da prendere. Cos'è tutta sta poca roba che abbiamo qua? Allora, io prendo il sensore MF, questo qua. Come si Non ce lo dà prende? mica. Con la F, con la E, con la E. Poi cosa prendo? Prendo. Tu cosa prendi? Prendi la radio, la Spirit Box, che mi piace con la Spirit Box. Cos'è lo Spirit Box? Quella radio Questo? lì. No? Va bene, hai preso anche quella. La Spirit Box è questa, Harry. Quale? Ma scusa, questa qui. C'è scritto Spirit Box. Questo libro qui? Di fianco al libro in alto, a Non c'è sinistra. niente qua per me. Ah, non l'hai presa, ce l'ho io. Va bene, la prendo io la Spirit Box. Oh. Vuoi prendere una. Prendi la pila ultravioletta, ce l'hai? Sotto il libro? No? Sì? Mi piace che ficchi la testa dentro. Va bene, io Ah, ho prendo già la. tre oggetti in Va mano bene, io ho io. preso la pila. Vabbè, io ho questa roba qui, ma come si usa? Ah, lo scopriremo solo vivendo. Allora, vieni che leggiamo. Allora dice: scopri il tifo di fan del tipo. Eh? Allora, dunque, casa 01 Raymond Buckley risponde a non ne siamo sicuri, quindi non sappiamo come Ma risponde. cosa risponde? Lì Si c'è una chiama foto, Raymond. non lo so se si chiama Raymond, Ah. può essere, o è la casa che si chiama Raymond. Boh. Rileva Scusa, la te lo presenza di. ricordi Raymond Buckley? No. Infatti, chissà. Rileva la presenza di un fantasma con una candela. Ce l'hai la candela? No. Male. Trova la prova di eventi paranormali con un lettore MF, quello che ho io in mano. Sei fuori dalla testa del camper. Scatta una foto fantasma. Hai preso la macchina fotografica? Ho preso una chiave. Sì, quella serve per aprire, ma Io perché l'hai ho il presa? video e la macchina fotografica, li ho tutte e Ok, due. quindi tu dovrai fare una foto fantasma, perché se non facciamo queste tre cose non funziona, Sì, ok? ma no, no, a te non riesco a farti una foto adesso, però. Ma non me la devi mica fare a me, la devi fare al Ma fantasma. era per capire come si spingeva. Ma lo capisci quando è ora, dai, vai Ah. ad aprire qua la porta che usciamo. Si fa dal tastierino numerico. Quella lì è la porta della casa, è la chiave della Che porta della tastierino è? casa, quel tastierino lì. E che numero è? Ma cosa te ne frega? Fricca te. Bravo. Tu hai le chiavi di casa, quindi devi aprire la casa, ok? La casa è questa qui. Sì, anche perché non ce n'è un'altra. Fai piano, eh? Ricordati che ti sente. Lui ti sente. Allora, intanto non mi ricordo come si accende la torcia. Così. Hai aperto? No, Lo so che rimarremo qua come lo fuori. apro? Guarda che se viene il temporale ci bagniamo. Oh, no, siamo sotto, dai. Come apro? L'apri sulla serratura premendo il tasto e. E No, il mouse. mi dice che ho il lucchetto. Ah, l'ho aperta. È un buon segno, è un buon segno. L'hai E qui? chiusa? Apri con la rotella. Gira la rotella. Gira la rotella, gira la Ah, ruota. mi sta aprendo la telecamera. No, Cosa? dovevo. Ah, non con la Ah, col rotella, devo braccio, col girare col braccio. Ok, hai mouse. ragione. Hai acceso la luce, non hai luci tu. Boh, come si fa a accendere la Allora, luce? c'è un interruttore della luce nella casa sicuramente. Dietro la porta, forse. Io sto registrando adesso. Si sto Io sto registrando. registrando.
Anch'io ho la videocamera. Ah, ok. Com'è che si chiama Gino? Raymond. No, non chiamarlo che si incavola subito. Hai acceso la luce? Ma no, no, non so qual è l'interruttore. Ascolta, in casa tua come sono fatti? Ah, sì, ma tu hai una pila in mano, io non vedo niente. Le 8 e 5 della notte o del mattino? Ma ti faccio luce io se vuoi. C'è un attacco? Mi devo nascondere, ci prende, ci uccide. Mi ha ucciso Harry. No, mi ha ucciso a me. Tutti e due, abbiamo fatto troppa confusione. Poi l'hai chiamato. E io ho detto Gino. No, sarà... Adesso siamo morti? Ah no, io ero morto, vedi tu. Tutti no? E tre siamo morti. Come tutti e tre? Ce n'era anche un altro? No. Lui, anche lui che è schifo, morto. Schifo, era un Antu. Cos'è un Antu? Ma che ne so, prossimo. Madonna, che cattivo che è stato. Facciamo il prossimo? Ma dai, ma ascolta. Perché è stato cattivo. Aspetta, se gli diamo il posto. Tanglewood, scelto? Sì, allora scelto tu per me. Pronto? No, davvero? Sì. Ah, perché sì, perché non l'hai votato, certo. Allora, pronto. Difficoltà. Personalizzata. Aspetta. Cos'è? Fantasma, contratto. No, non voglio fare questa. Personalizzata 3. Giocatore fantasma, indietro, no, no, no. Va bene, andiamo a casaccio. Ok. Quando lampeggiano le luci, robe così, lui è arrabbiato. Hai messo pronto? Sì. No. Come no? No. Ah, aspetta, allora fammi fare una cosa solo un secondo, stai lì, eh? Oh, ma perché tu fai le cose poi dopo quando è ora, cioè tipo aspettiamo 10 minuti, poi no, dopo no, è ora ad andare, ti servono altri 10 minuti per fare una cosa. No, falla mentre aspettiamo. Imparando. Ah, ma cosa stai imparando a fare, scusa? A premere pronto? Ho messo della roba nell'inventario per vedere se in quella cosa lì da prendere gli oggetti ce n'è di più. Ma non te ne fai niente per iniziare. Ma no, le luci. Ma io sono dentro la tua testa, Ero. Sì, infatti. Allora, leggiamo. Dorothy sei... Ah, si chiama Dorothy. Io? Schelling. Dorothy Schelling. Sfuggi al fantasma durante la fase di caccia. Infatti dovevamo scappare. Bastava uscire dalla casa. Evita che il fantasma inizi la caccia utilizzando un crocifisso. Ce l'hai? Rileva un suono paranormale con un microfono direzionale. Non c'è il crocifisso. Male. Prendi la pila tu, dai. No, io ho già quella in violetta. Prendine una te. Tu hai violetta? Violetta serve per vedere le impronte digitali. Beh, insomma, farà pure. Prendo le... Ce l'hai la spirit box? Questa è la spirit box. No, non è quella. Non prenderla, che non è quella lì. È di fianco al libro. Va bene, dai, la prendo io. Di fianco al libro la spirit box io non la vedo. Va bene, non c'è più perché l'ho presa io. Ma non c'era neanche prima. Va bene, ce l'ho io. E poi prendi una videocamera. No, te. No, non me ne faccio niente. Hai preso la macchina fotografica, non c'è neanche da fargli una foto. Però dobbiamo fotografare tutte le prove. Prendi le chiavi di casa, apri il furgone. Se capita un attacco come prima, basta che scappiamo fuori, ok? Musei delle fa con la testa piantata nel muro. Come? Ah, si spinge col bottone, che imbecille. Guarda che ci hai giocato un attimo fa. Lo so. Ah, maleconda. Apro. Ma sai, se non vogliamo stare qua fuori. Mi raccomando, scappiamo, se lampeggiano le luci. Accendi la tua pila, cerca cose, quella infrarossi. Ma come si accende, scusa? Ma ruota con il mouse finché la trovi e poi dopo trovata. Schiacci i bottoni. Ah, ok. Perché mi hai chiuso fuori? Mamma mia. Oddio, sei da solo in casa. Mi hai chiuso fuori. Chiuso? Ma tu? Anche me. Ma no, ma sei fuori? Ma mi uccidi adesso. Ah, cavoli tuoi. No, ce l'ho dietro. Oddio, io scappo. Ma entra.
Come entro? Non so come si fa. Mi hai chiuso Ma fuori. Dai, mi ho fatto chiuderti fuori. Apri la porta, fa vedere la tua sanità mentale dove è finita. Mi sa se già l'hai a 17, ansia. A 20, 21, sta crescendo invece di calare. Hai aperto, ho sentito. Dai. Arrivo. Lascia aperto, però non chiude la porta. Ma è chiusa. No, ma che non l'ho chiusa. Ma no, che non l'ho chiusa, non c'è mica il lucchetto. Dai, vai via da qua che la lascio aperta io. No. Oh. Vai a accendere le luci, dai, cerca un interruttore. Che non dobbiamo stare al buio. Mica quello è un interruttore. Ma questo mi fa un simbolo di una lampadina quassù. No. 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 Harry. Ma porca, di quella porca. Si è chiusa la porta. Fatto? Non riesco più ad aprirla. Apri quella dai, porta. Fammi vedere. No. Hai sentito piangere? No. Come no? Dai, sei riuscito. Con che tasto lo fai? Con la E? No, con il mouse. Dai allora, dai. Spostala, ecco. Aprila. Dai, spostala, bravo. Vai fuori un attimo. Adesso basta con quella porta lì, per piacere. Ma sei tu che la chiudi. Oppure ma la chiusa lui. Una luce sulla spalla, non ho capito perché. Perché con la... c'è un tasto per accenderla, non mi ricordo più qual è. Dai, andiamo, vai. Allora? Vai dentro? Sì. Dai. Chiudi la porta, mi raccomando. No, non l'ho chiusa io. Io sto sulla porta così non si chiude. Cerca una luce. Guarda che ci sente tutto quello che diciamo. Non mi ricordo più come si chiama, dopo vado a vedere così la chiami. Caterina. Ah, credevo che eri morto, non parli più. Cosa stai facendo? Hai visitato le stanze lì? Ti puoi anche nascondere dentro gli armadi. Adesso vado a accendere la luce perché mi sono rotto. Sto cercando anch'io. Ah, bisogna trovare il quadro generale, Harry. Ah, ecco. È in casa o è qua fuori? No, è in casa. Vediamo se vedo qualcosa da qua. Dio, ma ho trovato delle impronte. Davvero? Le vado a mettere nel libro? Come si fa? I? No. No, fermati. Tab? No. M, I, Q, Q. No. Q cambia e fa niente. Non vanno le luci. Già, ti ho detto che dobbiamo trovare la... come si chiama, Harry? Oddio. C'è l'attacco, scappa fuori. Sì, ma perché io sono chiuso fuori dalla porta? Non lo so. È lo spirito. Tu eri fuori in cortile. Nasconditi, vero? E stai zitto, ti sente se parli. Ma sa... mi ha già ucciso. No. Sì, eh. No. Volevo uscire dalla porta. Allora. No, fermati, non sono mica morto, sai. Sono in un viaggio mentale assurdo. Ma no, se sei invisibile, tu puoi vedere lo spirito e sei morto. La sì, sei morto, vedo il tuo cadavere. Corre. Una bambina, eh. Sì. Oh mio Dio. Una bambina. Madonna, ste porte. Vieni di fronte te, grazie per avermi chiuso fuori prima. Non ti ho chiuso io, te l'ho ripetuto. Ah, sei chiusa da sola? Sì. Non ho il coraggio di andare dentro io, scappo. No, aspetta che vieni ad accendere la luce. No. Ti dico dov'è, tanto no, esamino no, la no. casa. No. Andiamo a casa. No, aspetta, sono morto io. Sono vivo. Aspetta che cerco... caricamento in corso. Sei andato a casa? Sì. Ah. Beh, ascolta, ti vedo morire così, uno sta lì, perché hai capito? Allora, aspetta che provo a fare più... Era un taglie, tiaie. Yeah, ho preso 25 XP che non ho fatto niente. Sì, ma stiamo perdendo tanti di quei soldi. Ah, tu hai 50% di XP, ma pensa a te. Allora, aspetta un attimo, che personalizzo la difficoltà, perché veramente... Sanità, partenza 25, una sfida per il meglio del meglio, esperti, standard, i nuovi acchiappa fantasmi. Oh, questa è proporzionata a noi, eh?
Allora, ascolta, scegliamo Tanglewood Drive. Sì. Sei pronto? Il mio secondo nome è pronto. Vai. Non ti vedo tanto Arrivo. pronto. Aspetta. Secondo me sei pronto. Guarda che puoi tenere solo tre oggetti, è quasi inutile che ne prendi così tanti. A parte che si possono buttare giù, ma se io premo Esc. Guarda, sono finito con Esc. Va bene, allora io adesso sono pronto. Va bene. Pronto e Come? quindi Sì. inizia. Non pronto, pronto. Non sei pronto. Come no? Ma cosa fai te lì davanti alla lavagna? Inizio, vado? Sì, guardo. Ah, ok. Sì, è un'altra stanza questa o quella di prima? Ci Non ne ho idea. sono i fantasmi, eh? Cioè, mi ha già ucciso due volte perché lui mi chiude le porte in faccia, Dario. Adesso la pila la tengo io perché mi sono rotto le Oh, palle. l'hai Prendiamo vista quella finalmente? ultravioletti. Il Oh. boombox non c'è però lì, è per me. Va bene. Prendi la macchina fotografica. No, leggiamo prima di prendere. Dai. Allora, raggiungi una sanità mentale media sotto i 25. Quella ce l'abbiamo già, non c'è problema. Meno male. Rileva un suono paranormale con un microfono direzionale. Scatta una foto al fantasma. Quanto Microfono siamo? direzionale è questo qui. Ma dai, ma guarda la sanità, l'abbiamo a 99-100. Cioè, è impossibile che io e te abbiamo una sanità mentale così. Io ho la macchina fotografica, prendi il video te. No, ho già preso tutto, le mani piene. Allora, dai. Poi impareremo i tasti, non mi ricordo più i menu. Tipo, boh, ci sono dei tasti che non mi ricordo. Abbiamo la luce accesa adesso, hai visto? Sì, perché siamo a un livello più semplice. No, meno male. Ho sentito un rumore, Harry. Cerca la luce, per favore, là in fondo. Vai avanti. No, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Torna indietro. Vieni qua. Là, avanti. Avanti, avanti. Alla tua sinistra. C'è un interruttore. Ma dove sei andato? Nel corridoio! No, ma non si accende da lì, devi cercare il quadro Ma generale. dai, ma no! Ma perché? Dov'è che non ci vedo niente questa pila? Arrivo, eccolo qui Dai, l'interruttore, accendilo! guarda. T'ho detto Oh, questo accendilo! Ma funziona. te l'ho detto che funziona, perché questa è più facile! Ah. Ah, siamo alla F! Non ci vedo niente questa roba. Aspetta, però io dovevo avere una luce qua intorno. Io ce l'ho una luce, non è impossibile. Allora, vediamo l'MF cosa fa. Ma la luce sulla spalla si dovrebbe pure accendere. Allora, Z, X, C, Michino con la C, V, G. Ho buttato via l'oggetto con la G. Con la G butti via l'aggeggio. Ah, tutto bene. Adesso Ok, però puoi raccogliere, giusto? certo. R, T, torcia, T, Che mostro è questo qui? non lo so chi è che lo sa, cioè, allora. Q. Scusa Gino, noi Gino vorremmo vederti. Vuoi che vado a vedere come si chiama? Si chiama Gino. Ma va là. Sì, adesso Gino arriva. Lo so, sei tremendo Gino te, vero? Ci Allora, Harry sente? si chiama Nancy Harris. Nancy Harris. Bravo, l'hai detto, adesso si incazza. Ma che è, dai, guarda Nancy, che noi non siamo mica cattivi, sai. Nancy Harris, dove sei? Oh, ho Cosa è visto una successo? luce che lampeggiava. Oh, ha risposto perché l'ho chiamato? Mannaggia. Dov'è una lampadina qua? Accendi le luci della casa, tutte per favore. Ah, non tutte, se no salta l'interruttore generale. Esplora queste porte. Ok, questo è il bagno, Harry. Vediamo, il lavandino è a posto. Ci sono delle volte che il lavandino è pieno di acqua marrone. Cioè, guarda, fasmofobia. Cosa c'è lì di bello? Niente, ho fatto delle foto agli oggetti. No, no, alle prove, non superare le foto, bisogna fare le foto alle prove. Hai aperto l'armadio?
No, si apre. Come non si apre? Certo che si Ah, l'hai apre. aperto tu. Ok, ma io sapevo che c'era la possibilità di accendere la mia lucetta. Vabbè, fa niente. Allora, non accendiamo proprio tutto, cerchiamo di stare alla luce. Vai tu a vedere in quella camera lì. Aspetta Questa qui. che provo a parlare con la spirit box. Non so che domanda fare. Sei qui, Harris? Mi senti? C'è qualcuno? Nancy? Nancy, tutta Nancy Brilli, Sai ma qual è il siamo problema? lì. Che quando io ti chiamo Harry, lui capisce che è lui. Allora, nella spirit box non mi risponde, eh? Nancy? Per me mi stavo uccidendo. Ma quando? Vediamo se funziona il rilevatore EMF. Cos'è questa cosa qui in mano? Ascolta, Una cosa c'è bomba? lì? C'è una cantina, vai a vedere in cantina cosa c'è. Tu che hai la luce. Arrivo. Non accendere troppe luci, se no salta l'interruttore generale. Dopo ci tocca C'è un cercarlo frigo? e non so dov'è. C'è un Apri il frigo frigo? che ci sarà un morto dentro. Allora, l'MF non mi dà nessun segnale. Il frigo non si apre. Ok. Qui direi che non c'è niente. E in questa porta cosa c'è? Oddio. No! Sono finito al buio! Hai acceso una luce e hai fatto saltare tutto. No, non ho acceso assolutamente niente, è stato un dispettuccio. Ma sei sicuro? Sì? Cerca l'interruttore generale. Che non c'è più niente qui. Oddio, si è mosso qualcosa. Comunque io ho finito le foto. Non dovevi, perché bisogna fotografare le prove, non a caso. Ah, ho capito io. Te l'avevo già detto prima, ma tu le hai finite. C'è un telefono. Harry? No, no, Arrivo. no, 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 non ti devo chiamare così. Perché questa si chiama come te, capito? È proprio una birichina. Sono un po' preoccupato perché non riesco a trovare. Io ho una cosa in mano che non so cosa serve. Oh, ho trovato il garages! Cerca l'interruttore generale, per favore, i fusibili, quelle robe lì. Mamma mia, ma sei te quello lì dentro? Fammi Dove? vedere. Sì, sei te, Oddio, che meno paura, mi hai male. fatto pigliare! Ti ho cagato addosso, dicevo, ma cosa Anch'io! ti è? No, Ho che si sentito un muove. rumore. Dai, cerca sto cavolo di interruttore generale. Dov'è Henry nelle case americane? Ma in Ah, cantina, eri là in cantina, non l'hai trovato, non è ma in non c'era in garage. cantina. Non può essere in garage. Ma che? Eccolo qui. Dove? Qui. Fa vedere. Non è questo? Attivalo. Non si attiva mica niente qui. Vuoi? No, Boh. con Mouse, ah. eccolo qua dove è Dov'è? l'interruttore generale. È qui. Accendilo. Mossa fatta. Sto provando ad aprirlo. Ah. Ho No. aperto io. Dai, accendi Bravo. tutto. Vai, prova a accendere una luce, te che ci vedi, io con questa pila qua, infrarossi qua, infrared, oh. Ok. Allora. Chi è che fa Vediamo. questi rumori qui? Era la mia spirit box. Però mi sono ciucciato tutte le foto. Chi è che vibra? Ma l'hai voluto fare tu? Non accendere troppe luci. No, no, ma non è, no, non ho mica acceso niente io. Ah, ma che ce n'era una anche qui accesa. Ascolta che sia in camera da letto. Qua, Harry, Stai vai a vedere facendo. qua, ma ci sono troppe le luci accese.
Ma no, non è mica vero. Non so più dove sei. Sono qui, Hai una sono in telecamera e viaggio. la piazzi che guardiamo? Dobbiamo, per andare a prendere la telecamera devo andare in furgone un attimo. Vado in furgone? Però Vado in che furgone? devi mettere giù momentaneamente qualcosa. Sì, certo. Quanto è la nostra sanità mentale? La mia non lo so perché non Deve c'è scritto. scendere, quindi dobbiamo stare al buio. Devi mettere giù qualcosa, come devo fare? Con la Con la? G lo butti giù. Ma lo butti a terra dentro. Guarda, conviene mettere le cose appena fuori dall'uscio di casa. Cosa fai con la Dopo testa non la piantata? raccogli più? No, sì, la raccogli. Tichini con la C. Tichini con la C. Ah. E poi la prendi con la Se hai E? uno slot vuoto Ah, la prendi. Ma mettile no. fuori dalla porta di casa qui le cose. Così sono qui subito. Ah sì, ma la macchina fotografica adesso è vuota. Ho O capito, magari ma prendi trovo. tipo la videocamera che così magari Fammi vedere, sì, zero, dici. la videocamera la piazzi in un angolo di una stanza e poi dopo dal monitor che abbiamo qua dentro il camion guardiamo. Sì. Arrivo. Non mi pare. Vuoi provare a prendere il libro, vedere se scrive? Preso. Davvero? Allora, il Sì. libro o lo tieni in mano e giri per le stanze, o se no lo butti a terra in una stanza dove pensi che ci sia e vedi se ci scrive qualcosa. Anche Come cammini, strano. tu sembri strano. Rima, cosa c'è qua dentro che io non lo so? Com'è che si chiama No, questa qui? non te lo dirò mai. Si chiama Harry e poi? Si chiama, Allora, oddio. dammi retta un attimo, vieni Sì, qui. aspetta, aspetta, ti dico come si chiama. Nancy Nancy Brilli? Harris. Ma intanto ho speso la TV, ho spento la TV. Perché? Vabbè, risparmiamo corrente. Perché c'era niente di bello Nancy da guardare. Ehi, non chiamarla. Oddio, oddio, Harry. Vieni qua, vieni immediatamente qua. Con la telecamera? Vieni, vieni, vieni. Là, in bagno. La luce del bagno ha tremolato. Deve essere lì da qualche parte. Aspetta che vengo con le... Sì. Rilevatore è andato a 3. Quindi qui c'è la presenza. Credo che sia qua, oppure se si aggira qua intorno. Ha appena segnalato la sua presenza. Hai sentito che ha fischiato? Sì. Cos'è che c'è in quella stanza lì? Niente. Davvero? Aspetta che rilevo qualcosa, un oggetto, niente. Qui c'è una candela. È stata qui comunque, eh? Ho avuto un Ok, dammi segnale a retta un 3. attimo Dimmi, dimmi. Apri per fare in modo che lei scriva. E il libro. come si apre? Lo prendi. E Ce l'ho in mano, ma non ci fa mica clicchi su. niente. Non fa Oh, niente. Harry, mi ha fatto del fumo qua. Qui Ma dove? mi ha fatto una nebbia fredda lì, dove ero io. Fagli un filmato, fagli una foto. Dovevi filmare la nebbia. Nancy, sei qui? Dai. Nancy? Nancy Brilli? Brilli? Qua non brilla niente. Oddio! Ho tirato io. Ah! Credevo un ruggito! Vedi, vedi, hai visto il fumo, Nancy? Ma tu l'hai visto il fumo? No? Come no? Nancy? Posso chiamarla Wendy? Vabbè, io lascio accesa la radio, sa mai. Ma qua dentro, cosa c'è qua dentro? Allora, adesso io ti metto il libro di su, Ginetta, così scrivi un No, dovevi po'. metterglielo in bagno forse, qua per Ah, terra. O se no lo tieni in sì. mano. Cos'hai buttato qua in terra, Harry? Qui c'è del fumo, mi è Anche a venuto, me, anche a me. Metti il libro no? Tipo per all'interno. me lei fa le puzzette, ma nel Ascolta. bagno lo vuoi mettere? Sì, perché l'ho rilevata proprio nel bagno. Mettilo su qualcosa, su un tavolo oppure per terra Lo in metto bagno. qui, lo metto qui. È Così. aperto il libro? Non è aperto perché non si apre. Sì, si apre se premi i tasti del mouse o qualcosa del genere. No, non fa niente. Male. Dovrebbe aprirsi in maniera che può scrivere.
L'ho messo così. Cos'è sta roba qua? Cos'è che ho trovato? Oddio, c'è un attacco! Scappa fuori! Ho sbagliato, l'ho vista, mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso! L'ho vista, l'ho vista! No! Ma sei morto? Sì! Sei morto? Ma sono morto! Sei qui di fianco a me? Sì, sì, ti guido, Harry, sono un fantasma! Allora. Che paura! Allora, allora, vieni avanti, vieni avanti. Il mio MF, vai fuori, c'è un attacco, vai fuori che quando lampeggiano le luci, scappa. Apri la porta e scappa. Sta arrivando, ti mangia, ti ha preso. Ma perché? Guarda che aprire la porta non è mica facile subito, sai. Non hai ancora capito come si fa? No. Bene, 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 no. Ti dico subito. Ti bene. Anche no. Detto. Allora, afferri la porta. Con il mouse premuto. Sì, e poi spostandoti indietro e in avanti spingi avanti e indietro la porta. Ah, è indietro e in avanti. Sì, tipo così, capito? Anche muovendo il mouse un po'. Va bene, facciamo un altro tentativo. Anch'io sono un super bolletto. Allora, vado a scegliere una casa, eh. Ascolta, sei d'accordo se scelgo Tanglewood Drive? Ma io mangio, secondo nome Tanglewood Drive. Vai, e poi è di cognome pronto. Pronto, pronto, Tanglewood Drive. Non sei pronto. Ah, è vero. Che cavolo. Ma che roba. Dai, impara a aprire quelle porte. Ci tocca. Cosa fai? Ti ho visto i denti. Anch'io. Allora. Tu entri? C'è proprio dentro. Allora, aspetta. Sì, eravamo compenetrati. Aspetta a scegliere gli oggetti, senti. Trova la prova. Allora, più soldi facciamo, più possiamo comprare attrezzature, capito? Sì. Ok. Mm-hmm. Allora, trova la prova di eventi paranormali con un lettore EMF. Lo prendo io. Evita... Io sono al 100% di sanità mentale. Anch'io. Evita che il fantasma inizi la caccia utilizzando un crocifisso. Usa l'incenso mentre il fantasma dà la caccia a un giocatore. Queste sono cose che prendiamo un mucchio di punti se le facciamo. Non abbiamo l'incenso. Non abbiamo il crocifisso. Bene. Però? Si chiama Brian Skinner. Come quello dei Simpson. 100% di sanità mentale, la Mali ha detto che non è proprio così. Te l'ho detto, te l'ho detto. Ascolta, prendi tu la macchina fotografica, però non si parla, dobbiamo fotografare le prove. No, non le faccio più. No, ma mi piace di più la videocamera. No, devi fare le foto, perché ci danno punti. Giusto. Se tu fotografi le prove, quando le portiamo a casa, ci danno un mucchio di soldi. Per esempio, il mio MF, quando lampeggia, me lo devi fotografare, capito? Devi fotografare il fantasma. Sì, questo qui che ho in mano, che cos'è? Quella è la Spirit Box che finalmente l'hai trovata. C'è un temporale, Harry. Bene, poi prendo la luce anche. Con quella lì tu parli, capito, al fantasma. Tu cosa c'hai in mano, scusa? Non so se bisogna premere il tasto per parlare, ma io se faccio così... Aspetta che guardo le opzioni, vado a vedere i comandi, eh? Mm-hmm. Allora, avanti, indietro, il vaso lo sappiamo. Uso primario va bene, uso secondario. Corri shift, accovacciati C, raccogli E, lasci oggetto G, torcia T. Ah, T, torcia. Cambia oggetto... Che è sulla spalla da te. Sì, cambio oggetto. Sì. Taccuino J, push to talk locale, push to talk globale B. Mamma mia. Ma tu lo senti? Accendi la torcia. Ma tu lo senti? Una cosa. Accendi la torcia che è sulla spalla? L'ho accesa e non si accende. Via. Ecco, bravo. E questo che volevo sapere, che da me non si accende. Prendi il nastro violetto. Cos'è? La luce violetta. Ah, il nastro. Sì, non prendere due luci tu, no? No, prendi quella violetta. Ah, pensavo di sì, chi è violetta? La luce violetta, come si chiama questo? Ugo. Aspetta, si chiama Brian Skinner, come quello dei Simpson. Cos'è sta roba qua? Ah, è una prova microfonica. Quell'affare lì? Dannata tosse.
Ma è aperta bene sta porta, che mi fido poco aspetta di te. Che chiudo, aspetta che chiudo prima. Come la chiudi? Sì, così voglio parlare da prima. Oh. Aprila di più però, spostala bene verso il muro. Madonna, oggi le cuffie mi stanno comprimendo la testa, non so perché. Ti è cresciuta la testa? Ma non so. Dai, vai a accendere l'interruttore là. Bravo. Allora, io provo con l'MF a capire dov'è. Oddio, con quella radio che paura mi hai fatto parlare, cioè passare. Prova a chiamare, vedere se sei qui, chi c'è, digli parla nella radio. Ehi, zio, presentati zio, ti voglio vedere. Zio. Dai, zio. Avanti un po', cosa fai qua piantato? Esplora le camere, dobbiamo trovare dov'è. Ho sentito un cigolio. Anch'io. A sinistra, a destra, scusa, là. Vai avanti con la pila là. Torcia di torcia. Perché non si accende la torcia di torcia? Ci possiamo nascondere anche nell'armadio? Dici? Sì. Non sappiamo usare la torcia. Harry è qui. Vieni, 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 vieni. È lì. Lì dove? Boh, era qui, ho visto lampeggiare la luce qua, non so se è stato temporale. Oddio, che paura mi hai fatto prendere. Ehi, Ginetto? No, non si chiama Ginetto. Cioè, ci sei. Come si chiama? Non lo saprai mai. Per me è ancora in bagno. Brocco. Brocco? Brocco, presentati. Tanitati, caram. Ti vedo, Rocco, ti vedo. Se ci sei, batti un colpo. Anche due, io apro tutta l'acqua così impari che ti sta lampeggiando fastidio. Il mio LED qua, perché lampeggia il mio anche LED? L'acqua del gabinetto, così impari. Il mio LED sta Madonna, sembra un ringhio. Oh, che bui. Oddio. Vai a vedere quella stanza lì. Quella lì, Harry. C'è niente, eh? No. Ok. Ascolta, puoi chiudere sto rubinetto? No, lascialo aperto che fa rumore che gli dà fastidio così in paro. No, perché non sentiamo noi rumori così. No? Già c'è il temporale. Mostrati. Allora accendo anche la TV così impara. Come si dice di solito in queste cose qua? Si dice non se ci sei batti un colpo, si dice fatti. No. Dacci un segno. Dacci un segnale. Cos'è sto rumore forte? Ah, il ventilatore, ma come si spegne così? Stiamo andando in garage. Sei andato in garage? Sì. Oddio. Ma anche io ho molto coraggio. Vengo in garage. Non accendere troppe luci, spegni questa qui intermedia. Spegnila ora. Fai saltare tutto l'impianto. Vabbè che è qui. Aspetta che lo apro già, intanto che siamo qua. Dov'è? Dov'era? Ah, non c'è più. Oddio, era qui. È sparito. Cambiato posto. C'è giù in cantina. Managgina. Ho visto un fumo. Un fumo? Sì. Ehi tu, uomo delle puzzette. Dacci eccolo, un segno. Ecco, è qui. Dove? Era qui, è qui in garage. Ehi tu, uomo delle puzzette. Però c'ho l'MF qua che non mi rivela niente. Eccolo! Ma Harry! Che paura! Dacci un segno! Ho sentito un verso stranissimo! No, ero io che ridevo! C'è buio, vai tu! Dopo spegni questa! No! No, spegni!
Ma ah, c'è quella in garage? Ma no, lascia acceso il garage che fa paura. Ah, il garage. Ok. Allora. E qui cosa c'è? Qui si va nel sottoscala, eh? Secondo me è nel sottoscala. Cos'era sto rumore? Aiuto, aiuto. Aiuto, cioè io sono scappato via perché... Oh my god! Hai sentito che verso che ha fatto? Suonava l'MF, sai cosa ho fatto di sbagliato? Non ho guardato quanto era. Zio? Zio, batti un colpo. Allora vado a vedere come si chiama, Skinner. Skinner? Skinez? Skinner. Skin, skin. Devi parlare bene, sennò non... Brian Skinner. Ascolta Brian, sai che hai seccato la pianta e ora che ti fai vedere? Ah, ci hai appena fatto vedere? No, io non l'ho visto, l'ho solo sentito. Aspetta che non ricordo una cosa. Allora, nelle opzioni, andando nei controlli, lui ci dovrebbe dire... Corri, facciati raccogliere la sua... Taccuino, J. Oh. No, io con la J ho buttato giù la telecamera. No, no, con la J va nel taccuino e così, tipo, prove. Allora, puntatore, impronte digitali, niente, libro spiritico, temperatura di congelamento. Era quando, sì, abbiamo visto che c'era freddo, vero? Sì. Perché c'era freddo. Allora è un demone, sì. O un morai, o un revenant, o un yurei, o un... Antu, un diuretico, un urio, un gin, un'ombra, un oni, i gemelli e il mimo. La Spirit Box non ha fatto niente, vero? Con? La Spirit Box non ha fatto niente. Qual è la Spirit Box? Quella che ho io, la radio? Sì, quella che parla, che parli con io. Ma invece per me si è infastidito con la radio. Intanto io so che è in cantina. Davvero? Adesso vado là in Spirit Box. Tieni la porta aperta per piacere. Non riesco mica. Stai a metà. Ascolta, della porta. Sei spento tutto, accendi. Prova a accendere la luce per vedere se dobbiamo andare a cercare la... Senti, petomane. Fai piano. Ok. Petomane. Spettromane. Dacci un segno. Brian. Tieni la porta aperta. Brian, dacci un segno. Ma come faccio a tenerla aperta? La porta aperta. Stai in mezzo della porta. Facile. Oddio. Sono in cantina. Porta sul vino. Cerca l'interruttore generale che se ti abbiamo una brutta sorpresa. Eccolo qua. Ok. Aprilo, così almeno è già aperto. Sei stato tu? Ma dai, dai Gino, se ci sei batti un colpo, tieni la porta aperta. Brian Skinner, tieni la porta aperta. Stai attento, eh. Ho sentito un cigolo. Brian Skinner, dacci un segno. Dai, chiamalo con la radio. Brian, dai, vieni qui. Siamo ci qua sei? Per te, Brian. Brian? Chiedi se c'è, sei qui? Ci sei? Sei qui? Parla nella radio. Sto parlando nella radio. Brian? C'è qualcosa in frigo? C'è magna? Te per me sei affamato, Brian. Lo aspetta so, che vado lo a so. Vedere la tua sanità mentale, che per me sei impazzito. No, insomma, è affamato lui. Sì, sì. Sei in garage? 73-83. Cioè io sono un po' più matto? Tu sei a 68. Io sono a 79. È variabile sempre. Scusa? Tobia? Aspetta che guardo se ci sono impronte digitate. Guarda con la luce viola. Sì. Ma cos'è? Harry? Sì. Puoi venire qui un secondo? Ah, è un quadro. Madonna, mi sono trovato davanti quella... Cos'è? Ma dove sei, scusa?
Ah, sì, lì. Cioè, mi sono trovato davanti quel quadro lì. Anch'io ho passato paura prima. Che poi è un orso, tipo. Sì, è un orso. Sì. Cos'è il tuo rumore che fa? Ah, la tua radio. Allora, vediamo l'MF. E qui? Non registro niente io. Madonna. Ma io devo comprare una torcia, non ci vedo niente. Ah, Henry, vai a vedere qua dentro, tu che luci. Arrivo. Dove sei? Ho acceso il PC io, eh. Ah, bravo, cosa dice? Vuole una password, ma io non ce l'ho. La troviamo in giro. Vai a vedere nella stanza lì a fianco. Questa? Vale. No, questa quella. Qui? Quella sei appena andato. Questo è un altro bagno. Ah, un altro bagno. Vai a vedere qui invece. Arrivo. Non aprire i rubinetti. Che coprono i rumori. Chiudi lì, ma guarda che testa che devi avere. No, fagli dispettucci. Ma non è dispettuccio, non serve aprirli. Lui si arrabbia, dopo viene fuori. Ah no, ma cosa dici? No, dici? Ma no. Come fai a sentire i rumori se apri i rubinetti? Allora, ci parlo. Scusa, cipollotto? Hai guardato la stanza che ti ho detto io? Questa qui? Ah, e com'è fatta? È così? Aspetta che testo l'orsacchiotto. Come fai a testare l'orsacchiotto? Con l'MF. Ah, con la viola. La viola? No, l'MF. La luce viola? No. Il MF. Rilevatore di onde elettromagnetiche. Ah. Sei stato tu che hai spento la TV? No. O sì? Non mi ricordo più, Harry. Questa è la stanza di un bambino. Sì. Allora tu sei un bambino, piccolino. Sei un bambino, no! Piccolino? No! Oddio. Ho sentito un rumore. Uno che ha fatto... Senti, bambino piccolino, col culino sporco, dove sei? Culino? Puzzetta? Com'è che si chiama Brian Skin? Tutta Skin? Ma dico io. Tanto c'è una foto qua per terra. Bene, quindi sposta gli oggetti? E questa foto qui di chi è? C'è te da piccolo? Quindi sposta gli oggetti. Puzzetta? Dov'è sta foto? È qua per terra. Oddio, sposta gli oggetti. Allora aspetta, vediamo. Puntatore d'osso. Allora, secondo me, vediamo se il demone, direi di no, ma forse lo U-Ray sposta gli oggetti. Ma dove c'è scritto sposta gli oggetti? Libro serio? L'MF non è andato, il puntatore Dots non so, la sfera di luce non l'abbiamo vista, la Spirit Box non dice niente, il libro spirito e le impronte digitali non ci sono. Fantasmi, vediamo lo U-Ray, dove sei? Madonna, cosa è successo? No, non mi pare che... Sfera di luce... Allora, ok, c'è niente, era lo spirito. No. Prove. Revenant. Prove digitali. Sfera di luce. Allora, velocità può essere ingannevole. Prove. Mamma mia, il gin, voglio vedere il gin. C'è un gin? Il gin? Cosa c'è fa? C'è un gin? Ginetto? Gin, gin. Livello 5, no, non ci siamo, non può essere un gin. Era 5. Ah, allora devo togliere, sì, devo togliere questo. Hantu Omorai, Hantu Omorai, Hantu, Hantu, Hantu. Dov'è Hantu? Hantu!
Antu. Senti Gin Gin, Antu. Ti ricordi che Gin Gin era quella è di un fantasma Colpo raro, in climi più freddi, a temperature basse, gli altri non muovono più. Sfera. Ascolta, di io intanto devo portare a fare delle urine. Allora, non puoi fare questo in questo momento, perché non ha. Ma loro insistono, eh. Lo so, quindi dobbiamo trovare la maniera di interrompere e salutare. Beh, ci mettiamo un attimo, eh. Ma dai, come fai? Cioè, cosa faccio io intanto? Beh, intanto tu vai avanti, sì, e come no. Qualcuno. Intanto lui sposta gli oggetti che dice una foto, scusa. Da solo devo andare avanti. Beh, un secondo, io sto qua sulla porta. Sì, infatti. Arrivo. Dai, aspetta che... Sarei volentieri anch'io. Dell'euforia, aspettami. Ma dico io, cioè mi lascia qua da solo. Ma dico io. Io non vado giù in cantina. Ma guarda che apre sempre questi rubinetti, ma che hai messo? Cioè i rubinetti vanno aperti? Per capire se c'è. Ma ha aperto tutti i rubinetti. Ah, ma è la TV, ma pensati. Cioè, non ho parole. Invece cercare di capire che chi è. Ah, guarda. Madonna. Adesso lo lascio qua. Cos'è? C'è qualcosa di aperto? Ho aperto un'altra. No. Temperatura di congelamento. G. Sì, temperatura di congelamento, ecco cos'è il fumo. Ecco cos'è! Ma guarda questo, ho lasciato la radio accesa. 2 secondi dice. Cosa c'è scritto lì? Sta fermo che devo leggere. Ma pensati. Allora, io devo trovare lo spirito e il poltergeist. Il mimo. No, non è il mimo assolutamente. Prove. Demone. Ma dai, ma davvero? Così cattivo? Allora, noti per attaccare senza motivo. Demone crocifisso. Ma tipo lì che è caduto... Revenant. Dove? Revenant. Il Revenant cosa fa? Avevo già guardato. La loro velocità può essere ingannevole. Yurei. Usare un incenso. Sono nati per avere un effetto più forte sulla sanità mentale. No. Oni era l'altro? Forse. Fisica è il luogo di morte. Eccomi. Guarda che paura.
Sono avvicinati alla loro sanità mentale, meno spesso mentre cacciano le prede. Allora, sicuramente mi ha cercato e Onrio. Aspetta che sto cercando di capire. Temere qualsiasi forma di fuoco. Estinzione di una fiamma, ok, quando viene minacciato sarà meno propenso a cacciare. Ah, bisogna anche minacciarlo, cioè gli hanno fatto un upgrade incredibile a questo gioco. Il mimo, Revenant, li ho visti tutti, il Morai l'ho visto. Va bene, non si riesce a capire se. Va bene, Spirit Box. La Spirit Box non ha fatto niente, vero? Quindi la posso togliere. Via la Spirit Box. Allora, poi, impronte digitali non ne abbiamo viste. Quindi o è un Revenant o un Yurei. Devo poi verificare bene le impronte. Revenant. Dice, un Revenant è un fantasma violento che attacca indiscriminatamente, quella roba lì. La loro velocità può essere incredibile. Sono lenti quando dormienti, tuttavia appena cacciano sono incredibilmente veloci. Un Revenant viaggerà ad una velocità significativamente maggiore quando caccia la sua preda. Debolezza, nascondersi. No! No! Sono cassi, Livello MF è andato a 4. Come aprimi aprimi? la Non so porta, più dove sei, non ci vedo. sono dentro, Dentro? Cosa fai dentro? non l'ho Vieni mica fuori, vieni visto, volevo fuori! fargli una foto, no, mi ha ucciso, Come ti ha ucciso? Io ti vedo vivo. no, sono lì che mi ha ucciso. Allora, io devo scegliere cos'è. Allora, un attimo solo. Abbiamo escluso che può essere il puntatore d'host. No, la sfera di luce non l'ho vista, però forse si vedeva solo nelle telecamere. Ah no, allora questa non va bene. Vediamo. Che sia uno. Libro spiritico, ce l'avevamo lo spirito libro spiritico? No. Allora, se col libro lo scriviamo Revenant, se col libro è uno Yurei, puntatore d'oz, sfera di luce, libro. Avevo preso anche le chiavi della macchina, volevo andare in garage. Ho un Il Revenant problema uno è intanto. Yurei. Adesso io sparo. Allora, vediamo se ci prendo. Yurei o Revenant? Vediamo, Revenant. Revenant è un fantasma violento. Ah sì. Va bene, io dico che è un Revenant, sta a vedere, sbaglio di sicuro. Revenant, deciso. Oh, allora, chiudo il mio libro delle fiabe, vado verso il furgone, Henry è morto, lo lasciamo lì che si diverte e noi andiamo a casa. Vediamo se ci ho preso. Sicuro ho sbagliato. Perché? Non avevo Cattivo è stato abbastanza cattivo e prove. andavo al buio. Era un gin, cioè proprio non ci ho preso neanche morto. Però io ho preso 5 dollari. Per cosa? Io Meno 4. 3, meno 3 me ne ha dati 2. Ma dai, era un gin, come un gin. Va bene, Harry, ci abbiamo provato, salutiamo, diventeremo Ciao bravi. fanciulli, è stato bello. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao, buonanotte. Ciao ciao.